È nata al 30, loro sono speciali, magnifici come dottori, come ostetriche, come reparto, penso sia sbagliata l'intenzione di chiuderlo. Sono tutte le camere piene perché sono stati giorni importanti e abbiamo due donne in travaglio in questo momento. Mamma Valentina si gode la sua piccina, nata all'ospedale di Fabriano. Il reparto di ostetricia è a rischio chiusura. A darne l'annuncio ieri era stato il governatore delle Marche Ceri Scioli rispetto alla comunicazione ricevuta dal Comitato Percorso Nascite, organismo intermediario di coordinamento tra istituzioni centrali e periferiche per garantire la qualità e la sicurezza dei parti. Già da quattro anni si paventa la chiusura del punto. di Nascita a Fabriano che non arriva a 500 parti all'anno, limite per i nosocomi in condizioni orografiche difficili come il territorio montano, appunto per gli altri ospedali la soglia è di mille parti. Abbiamo avuto stamattina una paziente che ricoverata da noi che ci ha chiesto ma allora io posso partire qui? Era molto titubante. Purtroppo è da diversi anni che siamo abituati a queste improvvise novità eh, che poi non trovano una conferma, ma soprattutto spiazzano l'utenza, eh, spiazzano le gestanti che da un giorno all'altro temono sempre di non riuscire ad avere quel punto di riferimento che loro... Pensano dove andare a partorire. Abbiamo chiuso con circa 330 parti, più o meno è un trend costante. E non c'è stato il calo a dispetto di altre strutture perché il calo delle, delle nascite avviene dappertutto in tutti i punti nascita. Ieri dal 31 gennaio abbiamo avuto fino adesso 31 parti. La battaglia per Fabriano per una deroga all'allora ministro Lorenzin era iniziata due anni fa, quando vennero chiusi i punti nascita di San Severino Marche e Osimo. In luglio scorso la stessa deroga non sarebbe stata concessa dall'attuale ministero e poi la doccia fredda ieri con la decisione del comitato percorso nascita, che non sarebbe vincolante, però, fa sapere il sindaco 5 Stelle di Fabriano Santarelli. Eh, da quello che mi dicono dalla struttura tecnica del ministero, il ministro non era a conoscenza di questa, di questa comunicazione. Cerchiamo di capire. Che margini di manovra ci sono? Eh, rimane il fatto che non sono queste le modalità con cui devono essere comunicate queste notizie: nel senso che eh, gli stessi operatori e le stesse mamme che sono in attesa di partorire eh, si ritrovano a questo punto spaesati perché non viene data neanche una tempistica. Eh, è importante non per Fabriano in sé, ma è importante per il territorio. Eh, è il punto di riferimento chiaramente di tutto un territorio interno della regione che piano piano negli anni si è vista sci scippare. Eh, numerosi servizi, tra cui punti nascite negli altri, nelle altre strutture. Orograficamente siamo, non lo scopriamo oggi, chiaramente svantaggiati rispetto agli altri. Non partorire a Fabriano significa andare a partorire in Umbria. Partorire in Umbria significa per la regione dei costi eccessivi da sostenere che andrebbero sottratti ad altri servizi che la regione può mettere a disposizione della comunità marchigiana.